Presidente, fuori stanno manifestando per l'ospedale di Serra San Bruno. Gli ospedali saranno oggetto della revisione della rete ospedaliera che stiamo facendo. Ritengo che Serra San Bruno meriti di essere sede di un ospedale di zona disagiata, di montagna. Ma i problemi non si risolvono protestando, i problemi si risolvono affrontando e trovando le soluzioni. E io sono ben disponibile a trovare soluzioni per assicurare il diritto alla cura anche dei cittadini di Serra San Bruno. I calabresi devono essere protagonisti insieme alla Regione di tutte le attività legate alla difesa del suolo, alla prevenzione, alla mitigazione del rischio, perché alcuni eventi che un tempo erano eccezionali stanno diventando purtroppo ora ordinari a causa dei cambiamenti climatici. È stato il turno di Ischia, prima ancora quello delle Marche. La nostra regione è una regione esposta a potenziali rischi dal punto di vista del dissesto e di eventi avversi. Abbiamo licenziato in giunta la nuova legge sulla protezione civile. Dal 97 non si riformava la legge sulla protezione civile in Calabria, eppure la Calabria è una regione che ha più rischi delle altre regioni. E ora stiamo mettendo mano a tutte le attività utili a svolgere le azioni necessarie per la difesa del suolo. Bisogna farlo insieme ai comuni e sono molto contento che i sindaci abbiano risposto con questa disponibilità, dimostrando grande sensibilità. Alcune perplessità sono state espresse dal sindaco di Catanzaro in occasione dell'alluvione sul sistema di allerta. Il sistema di allerta è governato a livello nazionale dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, che poi manda i dati ad ARPACAL. E ARPACAL li restituisce alla Protezione Civile regionale. Può essere migliorato ulteriormente perché ARPACAL si è dotata nei mesi passati di una stazione meteorologica molto avanzata, ma non ha assunto i meteorologi che la devono governare. Per cui questo è un tema che è alla mia attenzione. Occorre un rilancio dell'ARPACAL perché anche ARPACAL deve svolgere la sua funzione come può farla, come può fare in questa attività. Inutile dire che i sindaci reclamano più fondi per attività specifiche della protezione civile. Nella legge sulla protezione civile abbiamo incrementato di molto le risorse, ma tutta l'attività legata alla difesa del suolo è un'attività che necessita di più risorse a livello nazionale. Noi però intanto dobbiamo spendere le risorse che abbiamo, soprattutto deve farlo la Regione. Su questo i sindaci hanno ragione. Io appena insediato mi ho verificato che c'erano 400-450 milioni di risorse da impegnare per la difesa del suolo, con un avanzamento della spesa molto lento. Abbiamo raddoppiato la progressione di spesa, ma non basta. Sono attività che si fanno in avvalimento sui comuni, cioè li fanno i comuni, ma bisogna aiutare i comuni a realizzarle più velocemente. Quindi mi è ben chiaro il fatto che bisogna accelerare, soprattutto bisogna accelerare qui in Regione. Presentare la convocazione di questa riunione. D'altra parte sono preoccupazioni che ho espresso subito nell'immediato. Dire che il sistema di allerta non funziona non significa voler accusare nessuno, anzi, diciamo così, so che tutti fanno bene la loro parte. Il problema è capire se questa parte è razionale, se questa parte ci tutela veramente. Penso che dobbiamo essere tutti consapevoli che le allerte, che i bollettini che ci vengono consegnati all'inizio giornata con delle fasce di territorio molto ampie, o le PEC che arrivano a notte inoltrata su degli indirizzi mail che non vengono controllati e non possono essere controllati e non sono fatti per controllare 24 ore su 24, non ci tutelano, non ci possono tutelare da eventi imprevisti e imprevedibili a cui purtroppo ci dobbiamo abituare.
Allora io credo che noi dobbiamo intanto raffinare sicuramente il sistema di comunicazione e di previsione di questi eventi, ma anche, ripeto, essere consapevoli che questo non potrà bastare, perché se noi non mettiamo in sicurezza un territorio fragile, devastato da anni, decenni di incuria e di costruzioni non razionali e ragionevoli, nessuna allerta e nessun sistema di prevenzione potrà essere sufficiente. Immagino che questo sarà quello che dirò, ma come le dicevo prima, siamo qua innanzitutto per ascoltare il Presidente. Credo che questa iniziativa sia un'iniziativa importante, utile, forse addirittura necessaria, e quindi altrettanto utile e necessaria la nostra presenza. Vediamo che cosa ci viene detto e ribadiremo questa esperienza che abbiamo maturato. Aggiungo una cosa. I danni che sono stati prodotti sul nostro territorio sono danni importanti che noi stiamo cercando di mettere in una fase ancora di emergenza, a cui stiamo cercando di mettere riparo per quello che possiamo con le nostre risorse, ma è chiaro che ci vorrà anche qui un intervento serio, perché altrimenti continueremo a rattoppare un territorio fortemente devastato e non a metterlo in sicurezza. Senza risorse eccezionali non si affrontano eventi eccezionali. Marco Colli è il capitano che oggi si è proposto agli studenti dell'Istituto Alberghiero di Soverato per appunto dialogare con loro su argomenti che li toccano proprio da vicino. Sì, è vero, perché noi l'Arma dei Carabinieri comunque ci tiene e crede molto nei ragazzi, tant'è che in ambito nazionale sono previsti dei programmi appunto di cultura della legalità che prevede il nostro ingresso nelle scuole, perché il mondo della scuola deve essere sempre più vicino a quello della società vera, reale, quale noi insomma facciamo parte, e quindi possiamo non soltanto essere di supporto nelle fasi della commissione del reato, e che quindi con la nostra attività di contrasto sicuramente cerchiamo di dare una soluzione ai problemi, ma anche in quella preventiva e informativa come quella di oggi, per agevolare sia questo confronto ma soprattutto creare dei nuovi cittadini che possono insomma essere sempre più protagonisti del futuro. Come le è sembrata la platea dei giovani in ascolto? Molto sorpreso, perché molte sono state le domande che personalmente non mi aspettavo, ma non per sfiducia nei ragazzi, ma perché non ritenevo fosse magari un argomento molto sentito, e soprattutto anche aver colto questa opportunità di poter essere loro a fare delle domande anche su dei problemi, su degli argomenti che non erano neanche di trattazione, ma che comunque fanno parte del loro vivere quotidiano. Un'iniziativa di grande spessore culturale ed enogastronomico all'Istituto Alberghiero di Soverato, una scuola articolata che si adopera anche per promuovere le potenzialità del nostro territorio. Infatti questa iniziativa di oggi è un'iniziativa che mette in evidenza e mette in risalto le capacità tecnico-pratiche dei ragazzi e anche le potenzialità e le risorse soprattutto del nostro territorio, del territorio dell'Interland Soveratese. Infatti è un'iniziativa che promuove la nocciola tonda di Calabria Bio e il miele di Amaroni, un connubio importante, un connubio perfetto che dà vita al torrone calabrese. Questo torrone appunto che viene presentato oggi a scuola, ed è in questa importante iniziativa che è il torrone dei No e Ni, che sta per nocciola e miele. La nocciola, vogliamo dirlo, si produce a Cardinale e a Torre di Ruggero, è importante dirlo, e il miele appunto ad Amaroni. Io sono con il dirigente scolastico, quindi di questo importante istituto, dirigente, quindi importante questa iniziativa per queste due promozioni, la scuola e nello stesso tempo le risorse del territorio. Buongiorno a tutti, sì, ovviamente è importante, ma quello che è importante è la scuola alberghiera di Soverato. L'istituto alberghiero in sé è un istituto speciale che si contraddistingue dagli altri istituti superiori proprio perché ha a che fare col mondo agroalimentare, e in maniera diretta o indiretta va a promuovere quelle che sono le tipicità del nostro territorio. Quindi quest'anno, per il secondo anno, noi andiamo a rinnovare questo evento con la produzione di un torrone, che non è un vero torrone perché va a trattare due prodotti naturali tipici
di Cardinale, la nocciola tonda di Calabria, e il miele di Amaroni. E quindi qual è la caratteristica? Innanzitutto la tipicità. Quindi noi partiamo dalla storia, dalle origini di questi prodotti e c'è sempre un legame diretto tra il raggiungimento di questo brillante ed eccellente risultato e il territorio. Quindi la scuola e formazione, noi non possiamo non considerare le radici da dove scaturiscono questi eccellenti prodotti. La nocciola di Calabria ricade nel nostro territorio fin dal 1800 con i filangeri e il miele c'è sempre stato, dall'antica Grecia, diciamo. Però stiamo parlando di due prodotti biologici della Calabria e sono due prodotti di nicchia perché la nocciola ha trovato l'habitat ideale per una serie di condizioni, microclima, quindi condizioni climatiche, che hanno favorito un grande successo e quindi hanno consentito di ottenere un prodotto davvero speciale, con un ottimo gusto rispetto a tanti altri tipi di nocciole che magari non hanno queste caratteristiche. Andiamo al prodotto, ma poi ci saranno i miei docenti che sotto l'aspetto tecnico spiegheranno come avviene la trasformazione, ma quello che ci tengo in particolare è che noi abbiamo utilizzato questi prodotti biologici per ottenere e quindi conciliare anche l'aspetto salutistico, salutare. E non è poco, No, perché fondamentale. non è poco, è fondamentale perché uno snack del genere soddisfa, diciamo, la necessità energetica, va bene, però con prodotti di qualità. E questo è importante perché tanti altri prodotti che si trovano sul mercato utilizzano, per esempio, il saccarosio, lo zucchero, che ovviamente sappiamo tutti quali sono le conseguenze a lungo andare, specie se il consumo è eccessivo. Quindi la scuola è presente sul territorio, i nostri ragazzi diciamo, hanno contribuito al successo e al raggiungimento di questo prodotto di eccellenza. Ma volevo ringraziare, oltre ai miei ragazzi, i docenti, il professor Origlia e il professore Quintieri in particolare, che si sono dedicati in questi giorni per realizzare questa meraviglia della natura. Come ci siamo adoperati per realizzare questo prodotto meraviglioso? Bene, insieme al collega Luigi Quintieri, parto da lontano. Questo è un progetto che parte da 2 anni fa, per cui all'inizio c'è stata una serie di sperimentazioni per arrivare veramente a un prodotto d'eccellenza. E abbiamo sempre deciso di togliere, togliere, togliere. Siamo arrivati a scegliere 2 ingredienti principali che rappresentano sia il territorio e sia l'eccellenza calabrese, per cui la nocciola tonda di Cardinale e il miele d'Amarne. In questo prodotto, che è diminutivo chiamarlo torrone, lo chiamiamo Noemi per come si chiama, abbiamo l'80% di nocciola e il 19% di miele e l'altro 1% è dettato dagli aromi, per cui agrumi e cannella. Naturale al 100%. Tutto naturale. Dopo una serie di lavorazioni, perché anche nella lavorazione è semplice, per cui il miele si mette diciamo, a cuocere per 2 o 3 ore a seconda la temperatura, quando arriva allo stato giusto si mettono le nocciole tostate e da lì poi si produce. Per cui nella preparazione è di una semplicità unica. Noi miriamo principalmente, diciamo, alla cura degli ingredienti, perché non vengono snaturati. C'è solo una tostatura della nocciola che viene messa in forno a tostare per 4-5 ore in modo che si asciughi, che non dia umidità, e poi vengono gli ingredienti assemblati e poi c'è la serie di lavorazione dell'assemblamento e del taglio del confezionamento. È veramente diciamo, questo prodotto, Noemi, è un'eccellenza del territorio. Che sta per professore Noemi? Noemi, nocciola E e miele. miele, Nocciola nella sua semplicità. e miele. Ragazzi, come si sono adoperati nella preparazione di questo miele, di questo torrone? La cosa più bella è questa qua, è la scuola in movimento, come diceva il prese, noi siamo come uno spumante frizzante. Quindi, mentre noi eravamo ieri a Lamezia con il collega e con gli alunni, altri colleghi erano qua per l'orientamento e altri erano a Catanzaro. Quindi ieri praticamente la scuola veramente si è vista presente su tutto il territorio Su calabrese. tutto il Una territorio. macchina da guerra. Sì, Ma ma da un mese a questa parte proprio stiamo
Ecco, io ho fatto la barba stamattina, io sembro Babbo Natale, quindi oggi è la verità, è la verità. Quindi siamo contenti. Va bene, eravate a Lamezia perché nel laboratorio appunto di Casa Mastroianni che collabora nella preparazione di questo torrone. Eravamo da Mastroianni che ci ospite per il secondo anno consecutivo, noi come scuola alberghiera sempre con il collega Origlia e gli alunni, quest'anno c'era la quarta F e la quarta H, giusto? Quindi ogni anno cerchiamo di portare alunni nuovi per vedere la realtà. Là giustamente c'è Francesco Mastroianni che è il padrone di casa, che è una persona meravigliosa, e soprattutto Paolo Caride che è un grandissimo esperto nella pasticceria classica e moderna, che è veramente, lui è un fratello aggiunto, quindi ci hanno ospitato egregiamente e oggi abbiamo il piacere di averli qua. In questa iniziativa è presente anche il Consorzio della Nocciola ed io sono con... Giuseppe Rotiroti. Giuseppe Rotiroti, che è presidente del Consorzio della Nocciola, nonché vicepresidente del Galser Calabresi, che abbiamo detto dà il patrocinio a questa iniziativa. Sì, questa diciamo, è un'iniziativa che è la seconda edizione, l'anno scorso abbiamo fatto la prima, questa è la seconda, dove noi andiamo a illustrare quella che è il disciplinare di produzione di questo Noemi, che è Nocciola e Miele. È un'iniziativa finanziata dal GAL attraverso il PSR Calabria sulla misura 16. Questo diciamo devo ringraziare sia il GAL, devo ringraziare sia l'Istituto Alberghiero, anche devo ringraziare il pasticcere, il grande pasticcere Paolo Caridi della Casa Mastroianni, che ci ha aiutati a creare un prodotto così di qualità, con delle nocciole nostre di qualità e sia anche con il miele di Amaroni. Ringraziamo anche le aziende, perché sono loro che poi riescono a portare avanti questo prodotto, che è un prodotto d'eccellenza. Sono quelli che poi gli agricoltori che sono nella terra e ci fanno avere questo prodotto di qualità. E oggi speriamo che facciamo assaggiare a tutta la popolazione, diciamo a tutta... diciamo il territorio, questo prodotto che stiamo cercando di portarlo avanti e di creare un nostro prodotto territoriale, che è uno snack fatto di prodotti di qualità e di prodotti della terra. Giosuè Costa è docente di chimica degli alimenti all'Università di Catanzaro ed è presente qui a questa iniziativa perché si tratta appunto di alimenti, di connubio di alimenti. Come va questo connubio? Sì, allora, come dice che al palato è buonissimo. È buonissimo, come dice lei, sì, io sono un docente di chimica degli alimenti, in più sono il direttore di un corso di alta formazione in arte culinaria e nutraceutica. Quest'anno siamo alla seconda edizione, coinvolgeremo ovviamente in questa seconda edizione anche l'Istituto Alberghiero di Soverato, in cui la nostra mission è quella di andare alla ricerca dei prodotti tipici del nostro territorio e portarli nella cucina di alta qualità. Quindi questo è quello che ci prefiggiamo. E parliamo anche in alcuni casi di fitolimurgie, quindi portare delle erbe spontanee in alta cucina. Oggi siamo quasi a parlare della nocciola, come mi ha anticipato il presidente Rotiroti, di questo snack che è unico nel suo genere. Unico nel suo genere perché è uno snack salutistico, salutare, quindi può essere utilizzato per persone che hanno anche patologie di iperglicemia, colesterolemia, perché è il connubio di due alimenti. Uno è la nocciola, che è ricca di sali minerali, di fibre, di fitosteroli che fanno bene da un punto di vista cardiovascolare, quindi è un frutto unico anche nel suo genere. E non perché io sono come il presidente Rotiroti di Cardinale, la nostra nocciola è unica e grazie al lavoro che fa il presidente la sta rendendo ancora di più. E abbiamo anche il miele che è anche nel suo genere un alimento unico, si utilizza, siamo qua nell'alberghiero e me lo insegnano gli chef, come succedaneo dello zucchero. A volte invece di utilizzare lo zucchero, il saccarosio, in cucina si utilizza il miele, perché ha lo stesso potere edulcorante, è molto ricco di sali minerali, di enzimi e proteine. E il vantaggio del miele rispetto e quindi la fusione con questa barretta energetica unica nel suo genere è che ha un indice glicemico basso, quindi significa che quando uno si mangia una barretta del genere si alza di meno la glicemia invece a mangiare torroni aggiunti di saccarosio o bevande zuccherate. Il saccarosio ha un indice glicemico circa di 60-65, qua parliamo di un indice glicemico per il miele intorno ai 50. Quindi questa è un'ottima idea, una sfida, e noi con la ricerca scientifica cerchiamo di supportare e di identificare quelli che sono i costituenti chimici di rilievo all'interno degli alimenti.
parliamo di un problema piuttosto diffuso, che è quello del gonfiore addominale. Un problema, devo dire, molto fastidioso, perché tra l'altro se uno cerca di comprimere l'addome in un certo senso per dare un aspetto migliore dal punto di vista estetico, si finisce per avere davvero invece dolori e fastidi ancora maggiori. Quindi diciamo che perché la pancia si gonfia? Perché anche persone magre, anche persone che non sono in sovrappeso, che sono normopeso, perché hanno la pancia gonfia? Io credo che ci siano due motivazioni fondamentali. Una, di un in genere disturbo dell'apparato digerente. L'altro, noi non dobbiamo dimenticare che la pancia è il nostro secondo cervello, questo ripeto, non lo dico io, è ormai abbastanza risaputo che tutte le tensioni, le emozioni, le preoccupazioni, i bombardamenti di notizie che ci danno in qualche modo emotivamente, ci creano disagio, stress, purtroppo vanno a colpire quell'organo bersaglio che è il nostro intestino. Allora, cosa possiamo fare? In realtà una cosa fondamentale per l'aspetto dell'apparato digerente è quello di imparare a conoscere un aiuto che ormai si trova veramente ovunque, in tutti i supermercati, in tutti i negozi, che è lo zenzero. Perché lo zenzero? Perché lo zenzero è un aiuto che può essere fondamentale per evitare che i cibi, quando entrano nel nostro apparato digerente, molto spesso, vuoi per stress, per tensioni emotive, vuoi perché magari sono combinazioni alimentari sbagliate, ma sarebbe troppo lungo fare l'elenco degli errori che spesso si fanno, e vuoi perché magari si mangia troppo in fretta, scappa e fuggi, in piedi magari. Ecco, questi sono tutti errori che purtroppo molti di noi compiono. Allora che cosa succede? Che i cibi, invece di avere un passaggio veloce nel nostro apparato digerente, finiscono per stazionare troppo a lungo, fermentano, diventano putrefattivi e la pancia si gonfia. Ecco perché l'utilizzo dello zenzero, che tra l'altro, ripeto, a me piace anche come sapore, può essere davvero un grandissimo aiuto, una realtà tra l'altro veramente accessibile a tutti, perché lo si trova ormai ovunque. Nelle popolazioni più povere sono a una sua conoscenza ormai millenaria, da noi è entrato già da parecchi anni, ma ho voluto sottolinearne l'importanza perché avvicinandoci ai periodi festivi purtroppo i disturbi digestivi aumentano, e quindi con lo zenzero noi possiamo effettivamente aiutare la nostra capacità di migliorare dal punto di vista della digestione il nostro rapporto con il cibo. E non dimentichiamo tra l'altro che lo zenzero è anche un importante aiuto antinausea e contrasta anche i problemi articolari, perché è molto semplice da capire. Quando noi non stiamo bene con il nostro intestino, l'intestino è fondamentale per il benessere, purtroppo si scatenano anche le infiammazioni, e le infiammazioni dove vanno a colpire soprattutto proprio le nostre articolazioni. E quindi evviva lo zenzero! . 18 dicembre, quarta ed ultima domenica di Avvento. Solitamente ascoltiamo l'annuncio dell'angelo a Maria, invece nel Vangelo di Matteo alla figura di Maria, che pure abbiamo incontrato nella festa dell'Immacolata, si sostituisce quella di Giuseppe. Il Vangelo inizia con la genealogia ed è Giuseppe a dare il nome a Gesù, ad inserirlo in una casa, in una famiglia, quella di Davide. Giuseppe dunque, che anche se non dice una parola, ha un ruolo fondamentale nella storia della salvezza. È paragonato a Giuseppe, il figlio di Giacobbe, il sognatore, perché attraverso il sogno la volontà di Dio si manifesta a lui. E Giuseppe è capace di dar credito al sogno, è capace di fidarsi,
Per questo viene chiamato giusto, Giuseppe, uomo giusto. E questo è l'appellativo con cui in genere viene trattata la bella figura di San Giuseppe. Poteva obbedire semplicemente alla legge, e invece va oltre la legge. La lettera uccide, lo spirito dà vita, ci dirà San Paolo. Non resta inchiodato al fatto, ma sa leggere dietro il fatto l'agire di Dio. Qui sta la sua giustizia. Lo dirà anche Gesù: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno. Con la luce di Dio è possibile superare quel malinteso. I greci scriverebbero una tragedia, andrebbe a finire male. Invece la luce della fede che illumina Giuseppe fa sì che lui collabori alla straordinaria opera della salvezza. E così Gesù potrà essere chiamato figlio di Giuseppe, il falegname, attraverso di lui figlio di Davide, Giuseppe figlio di Gesù, figlio di Giuseppe di Nazareth. Ma c'è un altro nome che viene dato al bambino di cui si annuncia la nascita. Sarà figlio di Dio, sarà l'Emmanuele, sarà il Dio con noi. Questo è il grande annuncio. Non siamo soli, Dio è con noi, lo sarà nella presenza di Gesù nel mondo. Una presenza da accogliere e da custodire, proprio come ha fatto Giuseppe in tutta la sua vita. E che il Signore sia venuto per rimanere, lo dice tutto il Vangelo di Matteo, che si concluderà proprio così: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Chiediamo la stessa grazia che ebbe Giuseppe di poter credere all'azione di Dio nella nostra vita, nella vita del nostro mondo, di tutta la storia.